Clorhydrexa infiltrato più possibilità di scassinare qualsiasi serratura, ciao. Ah, eravamo a Megaton. Ah, oh sì, ora me lo ricordo. Avevo... Non uccidere con Mylurk. Ok, non mi ricordo che missione dobbiamo fare, ma mi ricordo che avevo appena depredato la casa del nostro simpaticissimo sceriffo. Ok. Abbiamo un fucile cinese. Fatemi vedere che queste sono attive e vediamo cosa possiamo fare. Allora, abbiamo la guida sempre di Moira. Però se... Cosa fai? Colloca l'osservatore in un baccello di riproduzione. Sto per starnutire. Questa è più bella del secolo. Colloca l'osservatore in un baccello di riproduzione del monumento Anchorage Memorial. Facoltativo. Non uccido alcun Mylurk nel monumento Anchorage Memorial. Magari ci andiamo quando siamo un pochino più grossi. Mio Dio! Hai quello dell'origine di fuoco, ma mi sta molto sul cazzo quel ragazzino. Quindi tra un po', questa è quella principale. Il potere dell'atomo. Arma la bomba, questa la tiene per dopo. Grossi problemi a Big Town. Chiedi alle persone di Big Town informazioni sui loro amici catturati. Ah, Big Town è la città che abbiamo incontrato prima. Va bene, ma vedere cosa succede a Big Town. Magari sarà di livello altissimo, lo scopriamo solo vivendo. Non devo fare niente. Sì, aspetta, aspetta, aspetta. Non devo fare nient'altro, un par di palle. Quanto ho? 194 su 210. Direi che devo vendere qualcosa. Cosa serve a mettere il Canada? Avevano finito lo sciroppo. Volevano la sanità gratuita anche loro, mi sa. E andavano a prendere negli altri paesi, non è che la implementano. Ciao, caro. Ah, cosi. Le ferraglie metalliche. A chi posso venderle? Perché le sto accumulando e non ancora. Così sono intelligenti? Hanno un capo, un re, dei preti Dei o preti? uno schifo di centro sociale? Cosa sta dicendo questo? Salvini si è impossessato di Moira. Cosa sta dicendo? Chi ha fatto i testi? Beh, testa. Ok, trovo l'intera faccenda un po' difficile C'è un di gioire. solo modo per esserne certi. Infila l'osservatore in un baccello di riproduzione al memorial. Io mi occuperò del resto. Ok. Non parlare mai più. Mai più ti prego. Ah, non ha tappi, ecco qual era il problema. Al tipo di tubi, che mi sa che era il tipo che ho salutato prima. Divertiti là Frau! fuori, Il ok? follow mi ha appena ricordato che devo aprire giustamente Streamlabs per sapere. Che è il nostro amichetto che è venuto a unirsi a noi. David il Creep, benvenuto tra noi. Grazie mille per seguirmi su Twitch. Gentilissimo. Allora, torniamo a noi. Andiamo a vendere le ferraglie. Abbiamo scoperto che Moira ha delle tendenze Cosa c'è? estremiste leghiste. Come posso Beh, aiutarti? non è un segreto che il vecchio impianto di trattamento acque è messo male. E io sono l'unico in città in grado di farlo Ma funzionare. che voce ti hanno Passo dato? così tanto tempo all'impianto che non posso occuparmi di tutte le perdite che continuano a Non è crearsi nei credibile condotti questa attorno alla voce. città. Adesso non che io mi aspetti molto dagli stranieri, ma se hai le conoscenze necessarie, io ho bisogno di qualcuno che ripari le Ok, falle. però dillo con una voce meno divertente perché sembri il figlio di Cleveland. Quante perdite A ci sono? giudicare dalla pressione nell'impianto, direi che le perdite nei condotti sono tre. Vabbè. Controlla i condotti e le valvole, ma sarà difficile trovarle. Bello che... Potrei Aspetta. farlo io, ma Sto non posso andarmene a cercando. caccia di perdite tutto il giorno. Va bene! Questo purificatore arrugginito cadrebbe a pezzi senza di me. L'unico momento di pausa che ho è quando chiudo l'impianto per la notte. E non posso cercare perdite se l'acqua è chiusa. Ma serve a cazzo! No, il bello è che sto cercando di dargli una mano a riparare le perdite nei tubi quando l'obiettivo finale sarà far saltare in aria questo cesso di città. Spero che tu possa aiutarmi. Se Ok! la gente sapesse come sono messe male le cose qui, beh, non so cosa succederebbe. Va bene, Walter! Ok, vediamo di darti una mano. Sarà qua dentro, sì. Buchi nei tubi. Ma non c'è l'acqua che va, che dovrebbe indicarmi le perdite? Sto cercando di capire, perché forse non ho capito un cazzo perché ho un pochino troppo impegnato a sfotterlo. Fontana d'acqua da vita e radiazione. Intanto vediamo cosa c'è di interessante qua. Ah, ma dovrei rubare. Non che sia un grosso problema a livello morale. Ah, ma ci dorme anche qua? Cioè, ci dormi e non ti si allaga tutto. Non sto capendo qual è il problema allora. Che siano questi i tubi? No, sono troppo piccoli. O forse sì. No, saranno questi tubi enormi. Però ha parlato anche di valvole. Ah, sono fuori i tubi? Allora che cazzo serve questo po'? Walter, che botta c'hai?
ho niente da dire. Ma i tubi escono da qua? Sono confuso, Walter. Questi sono cavi. Non vedo grossi tubi, a meno che non escano da qua. Walter, vaffanculo. Ma c'è anche... Ma dato la questo o no? È una cosa abbastanza cazzo di cane. Una cosa abbastanza cazzo di cane. Ma a meno che siano quelli... No, però sono troppo piccoli questi tubi. Ah, che si partano sotto. Nessuno magari, più senso. Sì, vedo dei tubi che escono. Ok. Ma si dovrebbe vedere la perdita da qualche parte, spero. Ma soprattutto, a cosa vi serve questo tubo? Non mi parlare mai più. Là sopra? Vediamo cosa succede. Ci sono tanti tubi in questa città. Sì, però immagino che sia accessibile la perdita, quindi... Ah, non sto capendo un cazzo come al mio solito. Eccolo qua, l'ho trovato. Non riesco a passare. Chi è il genio? Ah, sono quei balordi della chiesa dell'atomo. Ok, un buco trovato. Dammi un hitbox più piccolo. Il tubo sembra essere danneggiato, ma la fonte della perdita non è chiara. Ci vorrà un vero idraulico per ripararlo. È necessario un valore di riparazione per attività superiore. Dovrei averlo. Ok, è una andata. Ah, ho visto la seconda a 2 chilometri di distanza, tra l'altro. Spruzzano acqua. Questo gioco è fatto per Mac. Che di recente con lo spruzzare ci va molto a bagno, in ogni senso. Provo a ripararlo. E la terza, docchiamo l'occhio e tipo trova le 5 differenze. Vedete qualcosa che spruzza? Che non sia Mac? Vediamo, innalziamoci un pelo. Che non sia mezzo imboscato dietro, vediamo. Non vedo l'ora di far saltare qualche cranio. Sono molto soddisfatto dei... Cioè, in realtà stavo rivalutando anche un pochino tutto l'aspetto Satanotus. Nel senso che sì, mi piace fare il cazzone a fare il cattivo, però... E te chi sei tutto armato? Però devo dire anche che... Aspettate, ho visto uno spruzzo, no, me lo sono sognato. Che... Cioè, non voglio essere una cronia per scendere, voglio bene o male... Partire con presupposti onesti. Cioè, onesti, che non intendo dire buoni, per onesti, intendo dire... Che finché uno non mi dà fastidio, non intendo dargli fastidio. Ma questa città mi ha dato abbastanza fastidio. Uno, perché c'era quello che aveva bisogno dell'acqua e non lo facevano entrare perché era residente. E io posto fine alle sue sofferenze, perché sono una divinità cattiva, severa, ma giusta. E poi quando entro è arrivato lo sceriffo a fare il furbo, Calamity Jay. Jericho, sarà il mio migliore amico. Puoi prendere come compagna solo se sei malvagio. Ok. Vedremo se mi farà incazzare anche lui o se invece ce lo intenderemo abbastanza. Ah, magari devo decidere prima di far saltare in aria la città. Complimenti all'idraulico. Walter? Walter, hai riparato i tubi? Orca, Eva, non spuntarmi mai più da dietro, Walter. Cos'è? I tubi sono tutti riparati. Beh, vediamo. La pressione si è alzata nell'impianto. Sembra che le perdite siano state riparate. Grazie, una cosa grazie. Gli ho detto, Walter. Prego. Ascolta. Fra poco tempo si riapriranno e forse non avrò nessuno qui per ripararle. Ti propongo un affare. Dai, Walter! Ti pagherò dei tappi per i rottami di ferro che riuscirai a portarmi. Li troverai ovunque nella zona contaminata. Ok, ok, ok. Non botto, ho preso tutti perché... Se avessi una buona riserva di ferraglia, potrei tenere in funzione l'impianto. E i tubi sarebbero posto. Mi piace posto. Come il dialogo a voce è totalmente diverso da quando... Da quello che invece fa. Non sono tuo servo, quindi pagami per le riparazioni. Teoria. Però posso portargli comunque i pezzi se dico questo. Posso quick saveare? Non posso. Vediamo. Ok, rilassati. Ma quello che... Che te ne frega? No, vabbè, ti do anche i pezzi. Aspetta. Abbiamo 23 punti, allora. Con calma. Cosa volevo aumentare? Giusto per avere una cifra tonda. Allora, torniamo un po' di cifre. Eloquenza è già alta, però alzarmela non mi dispiace, dato che il nostro obiettivo è meno energia. Ripara è a 40. Portarla a 50 non sarebbe male, dato che
Spesso abbiamo dei doppioni, ci si riempie l'inventario perché non possiamo riparare. Scienza è bassa, 25. Scienza e scassinare quant'è? 50. Aumentiamo la scienza. Così? Mi piace. Posso prendere addestramento intensivo per aumentarmi una statistica? Poi vediamo cosa mi ha sbloccato. Stomaco di piombo. La reattività dalle cose diminuita al 50%. Pistolero. Durezza. Guadagnare 10% oltre, e oltre di resistenza ai danni fino a un massimo del 85%. Ah, perché la posso prendere più volte? Se no mi piace come idea. Pugno de ferro. Furfante. Con l'abilità extra furfante potrà influenzare la gente con la furbizia. Cioè, su un grado acquisito aumenta di 5 punti l'abilità di eloquenza baratto. Non mi dispiacerebbe. E ci starebbe anche. Acquisto un punto extra. Ok. Non so se fare durezza, furfante o un addestramento intensivo. Arrivo sveglio, l'ho già preso, o sbaglio? Ah no? Ah, mi dà 10 punti. In effetti salgo prima, però un'abilità in meno. Furfante solo per stare in tema con Narotus. Con Satanotus, scusate. Walter, li vuoi i pezzi? Cosa ti serve? Cosa ti serve? Siamo già amici. Ah, me li compri lo stesso, bastardo, facevi il furbo. Ne ho 5 da verde. Appena in tempo. Ne ho altri? Prendi tutti i rottami che ho. Bene. Vabbè, ne avevo 9. Ci siamo fatti un po' di tappi. Adesso però voglio comunque vendere qualcosa. Moira non ha più un soldo. C'è qualcun altro che può comprare qualcosa? Immagino di sì. Disfasa tra audio e video. Ehi. Saloon. Forse al saloon posso vendere qualcosa? Ah, c'era quell'amico di mio padre che mi ha rivelato che tutta la mia vita è una menzogna, che in realtà sono stato nato e cresciuto qua. O qualcosa di simile, che forse... Ah, Moriarty, ecco come si chiama, che potrebbe comprarmi qualcosa. Lì c'è il nostro amichetto, quello che fa saltare in aria la città. Che hai? Ah, cosa posso offrirti? Ah, se mi offri qualcosa potrebbe starci. È meglio sotterrarli. E io posso procurarti qualsiasi tipo di strumento per farlo. Voglio comprare un drink. Sì. Nessun problema. Baderò a te finché quel pigro zombie si sveglierà per fare il suo lavoro. Ma non è sveglio accanto a te. Tra l'altro, dai, non è bello insultarlo. È un bravo ragazzo. Armi, c'è qualcosa che posso vendere? Ah, io ho 88 tappi, ti odio. Questo qui me lo tengo solo perché è un ricordo d'infanzia. Ho due fucili da caccia. Non so se venderli o poi ripari. Sì, perché poi li utilizzerò. Fucile da cecchino è scassato completamente. Ah, mi ricordo che mi ha avuto una pessima esperienza. Mina frammentazione. Vendiamo le 10. Anche se separarmi dalle mine è duro per me. Però tanto non le utilizzerò particolarmente. E la mina da tappo fa molto molto di più. Calibro 32 più scassata, gliela vendiamo? No. È che ho tutto doppio per ripararmi. Vediamo vestiario, invece devo avere un po' di cose inutili magari. Spero. Vesti, la maschera Hohei non si tocca. Tuta corazzata del Volt. Tuta della centrale del Volt. Senti tanto. Tuta protettiva. Da 6 più c'è la resistenza alle radiazioni, la voglio tenere. Vestito da passeggio, questa la teniamo per motivi morali. Vestito da serpente del tunnel, quello di Vach. Ma. Vestito da sobillatore mercenario, che dovrebbe essere quello che ho equipaggiato. No, equipaggiato so. Ah, l'armatura Pain Spike, che da 9. E questa da 10. Con i bonus. Quindi possiamo vendere l'armatura. Ah, aspetta, siamo a tappo. Siamo a tappo, ma adesso ti compriamo gli steam. Solo per ritornare. Anzi, un altro. Dai, ti vendo questo. Così siamo in mutande. Aiuto varie. Conduttore. Modulo sensore. Pacco di sigarette. Ah, siamo 88. Vabbè, adesso ti compro tutto. Ok. Sterilizzato. No, questo me l'ha regalato. Me l'ha regalato. Me lo sono guadagnato. Munizioni teniamo. Va bene, dai, accettiamo così. Mi ha fatto un po' di soldi. Abbiamo preso un po' di steampack. Anzi, possiamo comprare anche gli ultimi due steampack, ti dirò. Ok, esci. Grazie, gentilissimo. Fatemi vedere quanto sono come peso. 151 su 210. Siamo pronti a spaccare le chiappe. Oh,
Ciao Bloody Wolf, grande. Allora, direi... Però che bella che... No, è un buco di... Non mi rivolgerò mai più la parola. È un buco di culo questa città. Però... Non vedo l'ora di farla saltare in aria. Però abbiamo un po' di cose da fare. Quindi, missioni. Vogliamo andare... Posso usare il teletrasporto da qua? O il viaggio rapido. Il teletrasporto fa un po' Goku. Vogliamo andare a Big Town? No. No. Dov'è la Big Town? Magari... Ecco qua. Però poi mettiamoci la missione. Ah, non vedo l'ora. Mi sono portato anche un piccolo snack per quando mi verrà fame. Oggi stavo pensando che i mutanti abbiano dimenticato qualcuno. Excuse me, mister. Ehi, non farti venire la brillante idea di tentare qualcosa. Mi sei già antipatico. Anche se non sembra, siamo tutti esperti assassini. Uè, o chi voglio prendere 90 in giro? La paura. Ascolta, qui siamo nei guai. Se vuoi dare una mano, ottimo. Se non vuoi, non uccidere diplomazia nessuno. Diplomazia meno 10 quest'uomo. Problemi. Che tipo di problemi? Beh, abbiamo i supermutanti da quella parte e gli schiavisti da quell'altra. Vedi tu. Hanno incontrato i supermutanti. Entrambi vengono qui, prendono non tutto quello che riescono a trasportare e sparano a chiunque tenti di opporsi. Mm-hmm. Il meglio che possiamo sperare è che arrivino qui contemporaneamente e combattano per decidere chi deve ucciderci. Perché non te ne vai? E dove possiamo andare? Megaton non ci avrà. All'Endlight non ci lasceranno rientrare e Rivet City è troppo lontana. Cosa vuol dire non ci avrà? Non è che mi sodomizzano quando è entrata Megaton. Puoi immaginare come sarebbe se attraversassimo una zona contaminata? Vabbè, basta che non ti agiti. Quindi qui è aperto a tutti, dove tieni la roba buona? Sì, sì, fai parte degli spaventosi abitanti della zona contaminata. Ascolta, se vuoi uccidici, altrimenti lascia perdere. Mi piace l'attitudine di questo ragazzo. Ha già accettato l'idea della morte. Ha già accettato l'idea della morte? Ormai è pronto a sottomettersi al suo unico dio Satanotus. No, vabbè. Non male, amico, ti lascio vivere. Sei grande. Sei grande. Cos'altro posso tornare? Alla tua pattuglia. Va bene. Tenete l'occhio ai mutanti. Ok, dove sono i mutanti? Vogliamo vedere se ci riusciamo. Abbiamo già fatto fuori quei tipo 3 o 4 super mutanti prima. Vediamo se... Aspetta. La missione. Odio che non ci siano le shortcut. Ce l'ho. Ah, devo chiedere l'informazione, avete ragione. Dusty. Sono là fuori. Riesco a sentirli. Cosa? Tu? Ti ho fatto il discorso di benvenuto. Ma che ansia ha questo ragazzo? Oh, ma... E sono i dialoghi perfetti per Satanotus. Un nuovo discorso di apertura. Un in cui vengo riconosciuto come re. Non credere di spaventare qualcuno qui. Puoi sparare a chi vuoi in città e io non batterò ciglio. A cosa servi? Vivi a Big Town, devi imparare ad accettare la morte. A cosa servite? Cioè, io sono una guardia qui, devo fare la pattuglia, sti cazzi, verranno a ucciderci. Ah, puoi sparare a chi vuoi, non me ne frega un cazzo. Ok. Hanno trovato il punto debole di Satanotus. Non è divertente, preferisco le mie vittime in forza. Quanto sei arrogante. Perché non te ne vai e lasci che mi occupi di persone meno scaltre di te? Non so se è un complimento o no. Va per te la minaccia continua. Di recente c'è stato un attacco dei supermutanti. E dove ce n'è uno se ne nascondono altri 10 che non aspettano altro che prenderti per la gola. Poi arriveranno gli schiavisti a prendere ciò che rimane della tua carcassa e porteranno i sopravvissuti a Paradise Falls. Take me down to the Paradise Falls. Da dove arrivano i supermutanti? Si nascondono verso Germantown. Germantown? Nella stazione di polizia. Sono dei super nazisti mutati? Paradise Falls dov'è? È qui vicino. Gli schiavisti si spostano rapidamente e arrivano da tutte le direzioni. Qualcun altro potrebbe sapere dove si nascondono. Ok. Non c'è niente qui che non sia stato distrutto o portato via. Faresti meglio a derubare i morti fuori, nella zona contaminata. O i morti dentro, tanto qua non è che vi stiate divertendo tantissimo. Ok, ragazzo. È il momento di portare un po' di giustizia alla Satanotus in questa città di disperati, dopo che mi avrete letto come vostro unico re, ovviamente. Devo ancora chiedere informazioni, quanto pare. A chi posso chiedere? Flash, che botta marcia. Di giorno in giorno. Kimba. Il mio benvenuto a Big Town. Non che sia rimasto molto della città. Quei supermutanti. Cosa sai dei supermutanti? Pensavo che crescere fosse bello. Ciao Matilde. Puoi esplorare il mondo. Beh, quello che non ti dice nessuno è che il mondo è una schifezza. Benvenuta nel club. All'inizio ragazzi. Pagavamo gli schiavisti perché ci lasciassero in pace. Quando abbiamo finito i soldi, Red ha trovato altri modi per convincerli. Ovvero? Ma ora lei e gli altri sono spariti. I supermutanti li hanno portati via. Shit. Nessuno sa quando torneranno. O chi sarà. Ma siete una banda di gente armata fino ai denti. Perché invece di accettare la morte non morite con l'arma in pugno? Invece di, oh, tanto devo morire. E sparate qualcuno. Sì, crescere fa schifo. Se è qualcosa di utile sto solo perdendo tempo. Questi mi sono proprio dialoghi fatti apposta per me. Non lo so con precisione. A nord,
nord-est, per essere più precisi. Li salverai. Valuterò la possibilità di salvarli. Suppongo che ci sia una ricompensa, giusto. I tuoi amici dovranno salvarli. Non ho intenzione di farlo. Ci penserò, ma ora non posso. Valuterò la possibilità di salvarli. Certo che ti ricompenserò. Oh, gli ho ridato la speranza. Non abbiamo molto. E poi gli ho dato il grosso. I nostri amici sono importanti per noi. Non ti preoccupare, ti pagheremo. Grazie. Prego. Perché continuano ad attaccarvi? Ogni volta che quelle cose arrivano, prendono qualche persona invece di uccidere. Magari si annoiano, vogliono nessuno compagnia. Nessuno sa cosa succeda dopo. A parte il fatto che hanno sparato anche a me, quindi credo di no. C'è sempre molto sangue quando se ne vanno. E poi qualcuno deve spostare i corpi. Ok. Ho preso la quest, quindi? Siamo pronti ad andare? Oh, mappa globale? Ah, sono bagasce. Che altro non capisco, stazione... Scusa un attimo. Sono le prigionie di Big Town dei supermutanti, che sono lassù. Teletrasportiamoci al deposito e andiamo su. I Marlark hanno una corazza naturale sul loro corpo, ad eccezione della faccia. Cerca di usare... vabbè, però... Ok, attimo di panico. Mi ricordo di questo posto. E dove siamo entrati forse per la quest del tizio che hanno rapito e poi ho salvato e poi ho fatto a pezzi tutto ciò che rimaneva della sua città e delle sue speranze. Sì, sì, proprio quella. Olè. Cosa sta succedendo? Chi è buono, chi è cattivo? È così che finisce. Non vuoi rogne te? No, dove vai? Dove vai? Facendo le parole. Signorina, possiamo essere amici? Perché stai correndo? Signorina, si fermi. Ah, ma perché c'è una caravana. Ah, un altro studente in cammino nella zona contaminata. Cosa vuol dire studente? Ti do il benvenuto al mio umile caravan. Rilassati, qui regna la sicurezza. Ma io non ho paura del pericolo. Il tipo di sicurezza che solo armi in abbondanza, terribili e letali, possono garantire. Il mondo è un po'... Quindi con un po' d'aiuto da parte del sindaco di Canterbury... Non posso regalare le armi, ma lo faccio quasi. Fammi ridere. Dai un'occhiata al mio assortimento di soluzioni di alta qualità per qualsiasi problema. Costa lui, infatti. Ma se lo ammazzo, tutto questo diventa mio. Ma perché lo schema lo vorrei. Facciamo che lo scopriamo. Soprattutto scopriamo se riusciamo a sopravvivere a questo combattimento. Che piacere vederti. Oh, non sai quanto. Ehi. Continua a saltare. Natura mia amica. Hanno fatto la distrazione che aspettavo. Sembrerà tutto un incidente. Ho fatto quick save. Aspetta un attimo. Prima di far cagate. Quick save, ok. No, non mi ricordo come si fa. Miravo al lupo, ma ti sei messa di mezzo. No, 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 scappa. Con quanta vita mi stai dicendo? Non possiamo far scappare il commerciante. Dove? È senza speranza. Sulla testa. No, 33. Sono in mutande! In mutande con la maschera da oltre. Se sti impaccato o sbaglio? Ah, ho finito le munizioni e non me ne sono accorto. Fermo! Aspetta. Lucky, Lucky, Lucky ti chiamava. Perché penso che ti chiamassi Luca o qualcosa così. No, non il bue. Voglio solo essere amico. Aiuto! Tanto ormai sei morto, accetta la fine. Vado. Non ci credo. Lo spav mi dà tipo teletrasporto, vero? Oh. No, il bramino no, dai. Facciamo che come se non ci fossimo mai visti. Olle. Ma non mi dà tutto quello che aveva. Sintaxi. Schemi, sì. Ah, è proiettile qualcosa? Ah, perché il bramino ha il resto? Bramino, non voglio più essere tuo amico. Però prima fammi prendere il cadavere di questa signorina. Signorina? Armatura in pelle e strafiera.
Adesso ripariamo tutto, gestiamo tutto e adesso vi leggo anche. Però prima devo prendere ammazzate un bramino. Non è mai buono uccidere mercanti ambulanti. Perché non sapete... Sarà una giornata molto lunga. Non sapete che cosa incorre chi incrocia il percorso di Narutos. Con cosa ti hanno fatto con l'acciaio? Non posso semplicemente depredarti e risparmiarti la vita. Anche Satanotus non è mai buono. Non c'hai neanche una parte del corpo identificabile per lo spav. Posso solo spammarti la mazzata in faccia. Arrivo e ringraziamo Fru Bloody Gaia, benvenuta, grazie per seguirmi su Twitch. Siamo in un momento un pochino teso e difficile in cui dobbiamo venire a confrontarci con le nostre scelte morali, ovvero quelli che sto prendendo ammazzate due un animale a due teste. C'è anche l'imbarazzo della scelta su dove colpirlo. Possiamo fare lo spazio? Okay. Ah, e siamo in mutande con la maschera, ok. Questo mi sono dimenticato. Sicuramente l'armatura atomica equipaggiata al bramino. Tanca di brutto. Questa è solo che non voglio sprecare munizioni. Anche perché senza rendermene conto ho svuotato. Perso karma per il bramino. Io prendo tutto, poi vediamo come gestisce. Ok. Ah, cioè, sbloccato con chiave del magazzino. In pratica li metti la chiave nel culo, la giri e ti si sblocca tutto. Sono molto confuso. Allora, veste. Abbiamo qualcosa che possiamo riparare. Tutta corazzata, tutta protettiva, vestita a passeggio, vestita a serpente. No, niente. Però c'è sto abilatore mercenario che... Ah, intanto sono nudo. Quindi questa è da 10. 6, 9 la corazzata. Posso riparare qualcosa di quello che sto usando? Non la maschera da hockey e non questa. Le armi, ne abbiamo un fottio, dobbiamo riparare tante cose. Fucile d'assalto. Ripara, non posso. Ben gentile. Fucile d'assalto cinese, non posso. Fucile da caccia, sono due, non posso. Sono tre, anzi. Fucile da cecchino è morto e non si può riparare. Un lanciamissili, nel dubbio. Mazza da baseball, fa 7 di danno. Mina da tappo. Pistola, pistola, no. Lo sapevo. Ho sbagliato tutto. Questa non posso ripararla. Senti, riparo voi due assieme. Almeno mi levo un po' di peso. Pistola laser, sì. Era quello che mi serviva. Lo so che è troppo carico. Dammi un attimo. Aspetta. Borchiato fa 8. Dottone fa meno. Siamo sempre sopra. Stecca da biliardo fa 4. Posso ripararci? No, non posso ripararci. Momento di lasciare andare qualcosa. Siamo a 212, siamo ancora sopra. Fucile d'assalto, via questo che è scarso. Cioè, in realtà potrei metterli via tutti perché ho quello più forte. E non ho più una munizione. No, invece ho beccato un botto di munizioni. Dov'è avere l'armatura di pelle? 18, sì, ma non la vedo. Ah, è qua. Scemo io, scusate, grazie, gentilissimi. Siamo a 205. Ah, veste, possiamo cacciare qualcosa che non ci interessa. Perché ho questo cappello? Via. La maschera ok non si tocca, anche se ci fosse qualcosa di migliore. Il casco di sicurezza c'è le balle. Posso mettere le lenti? No. Vabbè, giustamente sotto la maschera non ha molto senso. Buttiamo via le cose inutili. Vita ne ho tanta perché non mi hanno fatto niente. Bombe di zucchero le teniamo che ci fanno la trocca. Delizio dopo la speziate. Mele dandy boy. Ok, siamo full vita. Ah, un Radaway? Dovrei averne tantissimi. Ok. E siamo pronti per andare a fare le prossime serie. Usiamo fucile da caccia magari invece di sprecare munizioni del fucile d'assalto cinese.